collaborazione con Società Agricola Collettino dei Fratelli Occhipinti, Generali, Subagenzia di Santa Croce Camerina, Agenzia Zaro Viaggi, Associazione Volontari del Soccorso, Orto Imballaggi di Massimo Fichera. Una tradizione antichissima, allestire la cena per una grazia ricevuta. Santa Croce anche quest'anno ha abbracciato il suo patrono San Giuseppe. Le tavole imbandite ripercorrono la storia della cultura contadina. Nella coperta si fissano le arance amare, i limoni e i rametti di zagara, segno dei dolori e delle amarezze della vita. Sulla tavola viene stesa una tovaglia bianca. Al centro si appoggia un quadro della Sacra Famiglia, davanti al quale arde una lampada d'olio. A lati dell'immagine del portafiori, con violigiocche e fresie, con accanto piatti di frumento appena germogliato. Il centro della tavola è occupato da pasticci ripieni di spinaci, piatti colmi di frittura, dolci, biscotti, frutta di ogni genere. Ma lo spazio principale è riservato al pane delle molteplici forme e dal sapiente intaglio operato da mani esperte. Completano il banchetto una infinità di altre pietanze e una brocca d'acqua chiusa da un'arancia. Tutto ciò viene offerto prima ai componenti della Sacra Famiglia, poi ai parenti degli stessi e infine alle persone bisognose. Per me personalmente è il primo anno che vedo queste cose diverse da dove sono state. È una bella tradizione e speriamo che non finisce mai, perché veramente tocca il cuore, penso a noi e anche agli altri, perché è una cosa molto bella. Poi la nostra fondatrice aveva molta fiducia in San Giuseppe e quando veniva a mancare qualcosa per le vecchiette si rivolgeva a San Giuseppe e diceva: San Giuseppe, tu ci devi pensare, le nonnine non hanno l'olio. Dopo un momento arrivava qualcuno che portava l'olio. Sai, le nonnine vogliono un pochino di vino che gli piace dopo che mangiano. Arrivava un signore: Suor Maria, c'è un po' di vino per le sue vecchiette. E insomma, è indubbio che l'intercessione di San Giuseppe è potente. Per noi in particolare San Giuseppe lo preghiamo ogni giorno, abbiamo delle preghiere particolari e poi nei momenti più difficili. Io personalmente sono arrivata in questa casa che c'erano un pochino di problemi. Dato San Giuseppe, mi ci sono affidata da così, non dico proprio così, ma stiamo girando bene. E quindi questo ripaga tutte le fatiche che ci sono dietro all'allestimento di questa cena, no? Mi conferma che avete tanto lavorato voi e le mamme. Belle mamme tanto, si sono impegnate veramente, anche i papà, tutti hanno dato il loro contributo, tutti, con impegno e con amore quello che si è fatto. Quali sacrifici per le maestre e per le mamme per l'allestimento di una cena così importante? Allora, comporta tanti sacrifici perché c'è tanto lavoro dietro, dalla preparazione dei biscotti alla lavorazione del pane, anzi posso dire che hanno collaborato immensamente tutti i genitori e ringraziamoli per quello che hanno fatto, per la riuscita anche di questa giornata e speriamo che sono rimasti tutti contenti. Saranno proprio i nostri ragazzi, gli alunni del Fabio Besta, in questo caso Salvatore, Noemi e Samantha, a portarvi, a farvi fare questo viaggio all'interno del percorso che ha portato alla realizzazione della cena di San Giuseppe e anche alla spiegazione dei simboli e delle tradizioni, della tradizione straordinaria, stupenda, molto nota della cena di San Giuseppe appunto presso il territorio di Santa Croce. Salvatore, il percorso che ha portato a questa bellissima cena, di cui io vado fiera, però è bene che lo spieghino i ragazzi. Questo percorso che noi è un paio d'anni che facciamo è grazie alla preside, ai docenti, al personale ATA, soprattutto a noi ragazzi che ci impegniamo tanto, ma anche a due signore che oltre a farci il pane ci aiutano in quelle cose che per noi non sono naturali in quanto non abbiamo una grossa esperienza. Come altre cose ringraziamo naturalmente la signora Marinella che tecnicamente diciamo ci sopporta e ci aiuta tantissimo e ci supporta veramente,
E poi grazie, veramente un grazie di cuore va a tutti i ragazzi dell'istituto, perché questo evento riesce a farci entrare in connubio e riesce a farci stare bene fra di noi. La cena risale al 1832, quando Guglielmo Vitale cedette alla chiesa tre vignali. Allora viene imbandita mettendo alle nostre spalle, cioè fissa una tovaglia variopinta con attorno delle arance e dei limoni che rappresentano le amarezze della vita. E poi si mette una tovaglia bianca su cui vengono appoggiate tante pietanze, ad esempio il pane, che è il simbolo di San Giuseppe, e con varie forme, come ad esempio la W, la S e la G, che rappresentano viva San Giuseppe, oltre ai vucidati, che rappresentano l'uguaglianza tra gli uomini. E poi ci sono vari dolci, come i biscotti, come i biscotti al latte, i biscotti al burro, e anche molte cose fritte come le polpette, le frittate e il baccalà. E poi, come possiamo vedere, ci sono anche dei fiori come le fresie, le sterlizie, le rose e le viola giocche. E poi, cosa dire, della frutta, come delle ananas, delle fragole, oppure i finocchi e gli asparagi, che rappresentano il cibo dei poveri. Grazie Noemi. Samantha, tu cos'altro ci vuoi dire? Niente, Samantha, niente, questa cena è stata fatta proprio perché qua dentro noi cerchiamo di riuscire ad unirci tutti insieme, ad essere tutti uguali tra di noi e riuscire ad integrare tutti i ragazzi, anche quelli stranieri. E bene o male si sono integrati molto bene, anche quindi, come ha già detto Salvatore, contribuendo con alcuni dolci, che poi giustamente se venite qua giustamente potrete ammirare. Il significato è quello di, come dire, una forma di una richiesta di, che tradizionalmente o una richiesta di grazia alla cena o una grazia ottenuta. Penso che per l'andamento di come si presenta adesso l'AVS sia anche una forma di grazia ottenuta, perché il corpo volontari e l'associazione intera ad oggi inizia a risalire, come dire, ed essere presente nel contesto cittadino e non solo. E, oltre ai volontari che hanno partecipato, che abbiamo, come dire, suddiviso i compiti sulle varie cose che sono presenti sulla cena, anche persone esterne all'associazione, altre associazioni come la Lega di Miglioramento e altre associazioni hanno contribuito portando chi la spesa, chi dei dolcini, chi altre pietanze che sono qui sulla cena. Abbiamo deciso di fare la cena qui in associazione perché la nostra associazione fa servizi principalmente solidali, aiuta giorno dopo giorno tutte le persone che sono in stato di bisogno, è presente all'interno del paese con le ambulanze, con le macchine. Adesso è stato acquistato anche un pulmino per il trasporto di disabili e quest'anno la cena è stata fatta proprio con lo scopo principale di donare a tutte le famiglie di Santa Croce che sono in stato di bisogno, di donare tutto il materiale che viene raccolto in questa occasione. Gli obiettivi futuri sono l'acquisto di una nuova ambulanza che sarà messa H24, già come sono le due che sono attualmente in funzione. Un'altra ambulanza ci serve per partecipare a servizi di guardia medica, per poter partecipare a gare di appalto di guardie mediche e cose varie, sempre per aiutare principalmente i cittadini di Santa Croce e tutti i cittadini che ne richiedono e ne hanno di bisogno. Allora, per me questa è la seconda esperienza della cena di San Giuseppe, in onore di San Giuseppe. La prima l'abbiamo fatta nel 2001-2002. Dove c'erano anche altri volontari che attualmente si sono andati a dileguare un pochettino, anche un po' per l'età. E adesso quest'anno si è voluto rifare questa esperienza per ringraziare i volontari che fanno parte di questa associazione e anche per dare un input alla gente eventualmente di venire verso l'associazione. Perché come si sa ci vuole gente che si mette a disposizione per altri. È una cosa che ci tenevamo a farla anche perché l'associazione è operando nel socio sanitario e
ci ha preso a cuore che ci sono tante famiglie che sono in un periodo non tanto bello e perciò riusciremo a dare un poco di sollievo a queste famiglie con qualche cosa che sarà di questa cena. Dopo circa un decennio l'associazione AVS di Santa Croce realizza questa splendida tavolata in onore del Santo Patriarca dei Santa Crocesi che è San Giuseppe. La tavolata presenta diversi prodotti tipici a partire dalla cornice raffigurata da arance amare e limoni, dall'acqua col vino, dal pane lavorato a mano. La cena è realizzata da noi volontari con l'aiuto dei nostri anziani che assistiamo e le varie torte, pane e prodotti che sono in questo momento presenti nella cena andranno in beneficenza alle persone che hanno bisogno. Una cena importante, pregnante di significato, perché oltre al valore culturale che riveste ha un profondo significato per quanto riguarda la coesione, la cementificazione che si riesce ad ottenere tra i volontari che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questa cena. Ognuno ha portato un proprio contributo in termini di energie, ma anche di risorse materiali, quindi chi i biscotti, chi il pane, coinvolgendo magari i nonni, gli zii, i parenti o i vicini. Ma un momento importante perché viene anche coinvolta la cittadinanza. Tutti coloro che hanno ricevuto un servizio, hanno ricevuto un'attenzione particolare da parte dell'associazione, hanno ricambiato spontaneamente, volendo arricchire la cena con dei propri contributi. Quindi un significato che va al di là dell'ex voto, diventa un momento di socializzazione, di aggregazione tra i volontari fra di loro e tra i volontari della cittadinanza. Quindi un significato indubbiamente rilevante e un traguardo abbastanza ambizioso che si è riusciti a raggiungere grazie all'attività alacre della nuova dirigenza dell'AVS che è riuscita incessantemente ma con molta costanza e determinazione a portare l'AVS ai livelli attuali, livelli che la vedono in primo piano nell'ambito del welfare comunale dove rappresenta indubbiamente un punto di riferimento per tutta la città, per tutta la cittadinanza, giovani o meno giovani, che sanno di poter contare sull'Associazione Volontari del Soccorso per tutto quello che possono essere le problematiche sociosanitarie che purtroppo, ma loro malgrado, possono vederli necessitare di un supporto materiale che la VS tramite i propri volontari è sempre pronta ad offrire. L'Uni3 è un'associazione a livello nazionale e internazionale perché c'è in Italia, esistono delle sedi in Italia e anche all'estero. Noi abbiamo la sede qua a Santa Croce Camerina da 20 anni e come ogni anno, come ogni altra associazione, ormai è una tradizione, organizziamo per fare la cena di San Giuseppe. Per noi è, come dire, sempre di Santa Croce una grande devozione quella di istituire questa cena. Quest'anno in modo particolare noi abbiamo un doppio valore aggiunto perché attendiamo il nostro presidente nazionale, il presidente di tutte le Uni3 di Torino, Gustavo Guccini, il quale verrà per onorare e vedere questa grande nostra devozione che è quella di San Giuseppe. Beh, il senso della cena sono delle promesse che si fanno per una grazia ricevuta e di conseguenza si fa la cena per questo. Questo è il pane che si dà ai santi. Ora vengono che sono tre personaggi che fanno San Giuseppe, Gesù Bambino e la Madonna. E ora vanno in chiesa, il prete ci dà la benedizione e loro scendono. Arrivano qua, si lavano le mani con l'acqua mescolata con il vino. Dopodiché si siedono a mangiare. Queste si danno tutte ai santi, per come sono. Loro si siedono a mangiare e mangiano quello che c'è sopra la cena, in più la pasta. Poi finiscono di mangiare i santi e mangiamo le persone che siamo qua. Iniziamo un attimo a descrivere, è una classica tradizione di San Giuseppe,
per vuoto, queste cose si fanno per vuoto, si sono state fatte sempre per vuoto, tutto lavorato a mano, dai biscotti alle creme pasticciere, al pane lavorato, è una tradizione da anni che viene usata su Santa Croce, ma non solo, anche negli altri paesi. Prima di consumare il cibo si passa dalla chiesa perché viene tutto benedetto, si inizia con San Giuseppe, Amaronne o Bambino, come si suol dire, che scendono dopo aver avuto la benedizione in chiesa, scendono verso dove c'è la cena apparecchiata. Trovano la porta chiusa, bussano tre volte, la terza volta viene aperta la porta, si lavano le mani con acqua e vino e poi danno la benedizione con delle parole che sa solo San Giuseppe che pronuncia al momento della benedizione. Quasi tutto, come abbiamo detto, un po' tutto lavorato a mano, tutto fatto in casa. Gustavo Cuccini, presidente nazionale dell'Unitre, oggi la sua presenza a Santa Croce nella festa del patrono San Giuseppe, una festa e delle tradizioni che si perdono nel tempo, e anche l'Unitre che partecipa da tanti anni. Una cosa straordinaria, avevo visto delle foto in anteprima, ho toccato con mano, con tutti i cinque sensi, straordinario. Ho l'aereo, se no avrei comprato tutto all'asta, ti cattura. I prodotti tipici della zona, le primizie, ma non solo, anche le masserizie che vengono vendute qui all'asta, ma soprattutto il ruolo dell'Unitre in questa festa che a Santa Croce è molto sentita. Sì, ho fatto una bellissima tavola, si dice, una bellissima tavola di San Giuseppe, ho partecipato alla processione, per me è un ritorno, sono stato 10 anni fa esatti, un mese a Punta Secca, e conoscevo i luoghi da un altro punto di vista. Adesso trovo proprio il calore e la forza della tradizione. Complimenti, bella giornata.
In collaborazione con Società Agricola Collettino dei Fratelli Occhipinti, Generali, Subagenzia di Santa Croce Camerina, Agenzia Azzaro Viaggi, Associazione Volontari del Soccorso, Orto Imballaggi di Massimo Fichera.